Non ci andare, dai. Torna su, apri la porta e vattene, vai a trombare. Bravo, resteremo qua per sempre, bellissimo. Dodo 407 Cirdix. Sei arrivato? Beh, tu mi faccio una doccia e arrivo a romperti il cazzo. L'acqua è disgustosa, ma non è acqua. Queste sei nella merda di casa tua, brother. Tutte le feci che tuo nonno ha fatto negli anni ti stanno toccando la tibia. Ecco cos'è. Mamma mia, che posto di merda, raga. Io ho una fotocamera, non ho paura di far. Cos'è? Questa scatola è estremamente arrugginita. Intanto c'è il simbolo della luna. Non riuscirò ad aprirla facilmente. Cazzo vuoi da me? Sì, ma non vedo niente, raga, devo tornare indietro. Ma non era così. Ti prego, io. Quello non c'era un secondo fa, e lo so, quello ho detto, Luca! Cos'è sto coso? Cos'è, un walkie-talkie? Prendi, cosa devo fare? Prendilo, no? Come si usa? Aspetta! Calma! Calma! Animale! Però sembra che si fa più forte da... da qua? Cos'è, la fotocamera? Oh, porca puttana troia di merda, raga, mi sono cacato! Oddio! Cos'era? No, vabbè, io lo disinstallo, ma no, questo è troppo, sti cazzi, manco voglio vedere cosa minchia ho fotografato, raga! Un topo! Dai! Era un cazzo di topo! Non mi sono mai cacato così! Cioè, raga, minchia, mi sono cacato, c'era un suono di merda. Cosa devo fare? Non mi devi scattare altre foto? Dai, per cortesia, no! Maria. Guarda, io scatto, raga. Preparatevi. Ma non lo prendo. Dove cazzo è sto Artemio? Ma non c'è. Dio mio, raga, cosa cazzo è che c'è qua sotto? Com'è, non lo vedo. Aspetta, ma fammi vedere un attimo le foto. Prendo questa qui, esamino. Vedi, non c'è niente, vero? Cos'è? Oh! Finalmente si zitta sta minchia di radio, sera. Maria, ti prego, sta luce di merda. Agente Russell, 17 giugno 1987 alle 5:27 del mattino. Abbiamo trombato Jackson, il suo corpo è già... 1987? Vedo che c'è una specie di pozzo al centro della stanza, sembra che sia aperto. Non c'entrate, c'è Godzilla qua sotto! Forse posso vedere cosa c'è dalla fermata. Poi su, cretine, no? Ok. Salute. C'è un odore orrendo e il problema è questo. Mi sono cacato, grazie al cazzo. E non è che mangio saponette io. È la mia merda. Quasi non ce la faccio. Dai, minchia. Una cacata normalissima. Per una cosa non riesco a vedere un accidente di niente qua sotto. Questo ci dice cosa minchia c'è qua sotto, raga. Per forza ce lo dice. Dai, agente russo. Oh. I think I found the missing individuals. Credo di aver trovato. Ma sono dei pezzi di cose. Una mano. Ma quanto minchia è grande sta mano, raga? Ma chi ci abita? Gambe, braccia, sono dappertutto. Ho capito, ma non è una mano normale, dai. Raga, non mi dite che è una mano normale questa qui. È un gigante. Cioè, questa è solo la coscia, raga, non è la gamba. Solo la coscia. Immaginate, la gamba arriverà qua. Tu minchia è alto questo. Penso di non essere solo. Come? Come solo? Ma non è una femmina che parla, scusa. Ma raga, ma è enorme, guarda quant'è. Non mi dire che devo scattare la foto, ti prego. Madison? Is that you? Bardo mio, grazie del follow.
Meno male, non ho l'ansia, ogni foto è un incubo. Bado mio, grazie del follow, bado mio. Oh, porca puttana, dei coni volanti. Guarda, raga, guarda quant'è, quanto me è un piede, dai, è possibile che è della mia altezza così. Ma io scappa da sto quadrato di merda, c'è soltanto una cosa. Dai, vattene. Guarda, ti prego, cosa sta succedendo? Caputtana! Bastardo. Molesto. Posso andare? Ok. Ok. Basta, ti prego, dimmi che posso andarmene. Me ne voglio andare da sto pozzo di mente, però ti prego. Non c'è niente. L'ansia di fare una foto, raga. Ma non c'è niente. Ultimo angolo. Oh, Madonna mia teta. Non è possibile, raga, questo non è un gioco normale. Non è un gioco normale, raga. Dai. Bastardo. Why is this happening to me? I gotta get the hell out of. Cos'è? Calma. Raga, è impossibile. Raga, micchia, ti giuro i brividi. Oddio, che situazione di merda, dai, raga. Ma qua è il minimo, il sound alert. Molesto. Il sound alert è il minimo. Cos'è questo posto? Posto di merda. Fammi vedere un attimo se l'ho fotografato. Guarda, non posso fotografarlo. Queste scartiamole che non ci servono. Bella l'idea delle fotocamere così. Guarda, vedi, raga, quando scatto lui non lo prendo. La lampadina si muove da sola. Certo. Vediamo. No, la stessa foto, non c'è niente di strano. Fatto? Venuta bene? Una bella foto, dai. E adesso? C'è una che si apre? È chiuso. Tutte foto normalissime. Porco mondo! Non sono normali un paio di cazzi! Porco mondo! Bastardi! Sì, è venuta bene la foto. Mamma mia, raga, ma me ne infarto via a momenti, ti giuro. Dai, ma che cazzo, non me li aspetto mai. Bado mio, grazie del brother, benvenuto. No, deve lasciatemi andare. Ma sono uscito. Oh, godo, non ci entrerò mai più, ragazzi. Guarda che ansia, porco mondo. Mamma mia, ragazzi. Dov'è, dove cazzo vado? Mamma mia, che gioco è? No. Papà, sei tu? No, vabbè, dai, raga, dai, non è un gioco normale questo. Dai, raga, è bellissimo, raga. Cioè, è un horror con i controcazzi, dai, si vede. Fin qua è spettacolare. Io non voglio. Cos'è? Sta porco molesto del cazzo. Oddio mio. Fa male. Come fa male la soffitta? Ti fa male la testa, non la soffitta. I don't understand. My head. Ti prego, non fare così, Luca. Coraggio. Hai soltanto 26 demoni in casa, dai. Apri il quaderno, cos'è? No. Non mi dire che devo andare lì. Ma io non la cerco la chiave, proprio non la cerco. Ma io non l'ho vista però sta soffitta. Molesto, hai rotto il cazzo. Ah no, è Peppe, perdonami molesto, abitudine. Peppe. Mamma mia, ragazzi, giuro, non ce la sto facendo così. Mi dovete aiutare voi, non fare così. Comunque no, nell'orologio non si può inter... Minchia, eccola.
perché non ci voglio andare. Spiego, trova un'altra soluzione. Prenditi le pillole. Tu mi sei, ce la potevi fare un chia di pillole. Prenditele tutte. Altrimenti un infarto te le verrà davanti, coglione. Spegni. Vado di qua. Stavo andando da solo. Non c'è bisogno che mi dai il benvenuto così. Apro. Non so se avete idea, raga, della situazione che si crea in questo gioco. Puoi inquadrare sopra cortesemente? Perché ti guardi più? Vedi, perché poi ti fanno ste visuali di merda, ti viene l'ansia. Ok, adesso. This is huge. Questo è enorme. Dai, non c'è bisogno che lo dici in pubblico. Ah, ok, la stanza. Non sono mai stato qui. Ok. Tanto lì manca un. +38 +13 = 51. E che scopriste? L'acqua capra? Non è che il codice. Muori comunque. Così. Cosa c'è qua? Cos'è? Ah, il martello. Prendi il martello. Come no? C'è una trave così. Mamma mia, rumore di merda. Non lo puoi rompere, insomma, dai. E qua? Non è che qua ci vuole il coso? Questo no. La chiave? La che cade, la pala, rompi tutto. Ma, no. Ma non è che ci vuole la pala qua. Aspetta, aspetta. Vabbè, ci vuole qua. Guarda. Ehi! C'è chi sei? Qua ci sono le stesse cose. Questo sarò io da piccolo, probabilmente. 5 anni. Qua. Sì, cosa c'è scritto dietro? Non l'ho visto. Giovinna Maxwell. Giovinna. Cazzo di nome è Giovinna. Allora non è Gina, è Giovinna. Però ci sono andato vicino. Vai, mettiti qua. No, no, qual è ferra? Prendi. Perfetto. E questo qui posso afferrarlo pure. Ah, ora ho capito. Perché si è fermato? Ma lì cosa c'è? Mica puttana, mica suoni di merda. Metti sto quadro. Ok. L'età è solo un numero. L'età è solo un nome. 43. 43. Cosa devo fare col 43? Perché ho questi attacchi di panico? Madonna, raga, io non. Caputtana, non ce la faccio. Devo scendere, raga, devo trovare gli altri quadri. Ti torno indietro perché manca qualcosa. Per forza. Comunque abbiamo queste due chiavi, qualcosa la possiamo fare. Leo, perdomi. Guarda mia. Uno stato. Allora. Quindi. The 43 was killed by a 3-year-old woman was killed by a police. Stata uccisa da un agente di polizia, una donna di 43 anni. Ah, quella, Gigina. Va bene, perché vai in loop? Basta. Abbiamo capito. Questa si può aprire con una chiave? Ne va un cazzo. Di lei è bloccato. Vediamo questi tacchi dell'orologio. Non possiamo interagire. Qua c'è il cesso. Magari il cesso leva con la chiave. Può essere la chiave del cesso? Ci sono delle catene. Vediamo. Vediamo questa. Io le tento. Siamo qua. Ah, qua posso usare una chiave. La chiave a cuore. Dai, la stanza del nonno e la nonna. Felicemente innamorati. Magari si apre così. Eccola. Devo per forza entrare, giusto? Non posso rifiutarmi? Qua è dove la nonna e il nonno hanno fatto tuo padre. Nello stesso letto tuo padre ha fatto te. Che casino. The entrance key should be somewhere. La chiave di ingresso, no? Ok, qua c'è un armadio che io non voglio aprire, ma devo. Vado. Grandma's diary. Il diario della nonna. 22 marzo 1972. Dicono di avere un diario dicono che avere un diario faccia bene al cervello. Io già avevo letto fetch. Bene, andremo, vedremo come va. 29 marzo 1972. Oggi siamo andati a un mercatino vicino al centro. Ho trovato un libro di ricette molto buone. Anche Johnny. Ah, vabbè, Artemio, però è Johnny. Vabbè, Artemio. È tornato felice con un libro. Ne ero molto entusiasta. È stata davvero una bella giornata. Mi sono svegliato con il cuore nel cuore della notte di nuovo. Giuro, c'era qualcuno che mi fissava nell'angolo della stanza. Dai.
3 aprile 1972, oggi ho trovato tutti i miei gioielli sparsi per la stanza e la mia fede nunziale dentro il lavandino della cucina. Ho chiesto a Johnny cosa stesse succedendo, ma lui giura di non aver toccato un cazzo. Abbiamo dovuto portare Johnny dallo psicologo e l'abbiamo fatto castrare per i prossimi 20 anni. Il libro che gli abbiamo comprato a causa degli incubi, dobbiamo ammettere che però fa un po' paura. 9 aprile, tutti i miei gioielli sono di nuovo fuori posto, non riesco a trovare. Vabbè, quindi, insomma, si è capito che questo libro, hanno preso un libro in domania. Magari hanno evocato qualcosa, infatti si parla di quello, di un demone. Secondo me non era tipo un libro dell'orrore, ma era proprio un rituale. Why would he keep all this? Grandma died a long time ago. Molto tempo fa. Cosa sono? A cataratta! Che fa, a cataratta questa qui? Ah, la cataratta, infatti, vedi che è orba. Allora è vero, è cieca pure. Ancora più inquietante, raga. Minchia. Ah, ma questi li abbiamo trovati. Aspetta, ma io ho preso un altro ciondolo. Ah, ma sono questi però i ciondoli, scusa. È giusto. Uno era questo. Ah, collegano i pianeti. Aspetta, non ho visto questo qua cos'era. Questi qui penso saranno qua. Se lo fa spostare. E questa qui è la Terra, io non riesco a capirla. Non è la Terra, è tutta blu. Vediamo, mettiamole così. In ogni caso manca un ciondolo. Il problema è ora dove trovarlo. Ma scusa, se sua nonna vedeva qualcosa nell'angolo, se io scatto una foto all'angolo. Molesto 92 CDX 5. Una porta dell'armadio si apriva. What are these things? Cosa sono queste cose? Me lo sto chiedendo. Affair. Ah, sono quelle cose che si vedono alla luce. Non ci credo! E ora? Ma non si è aperta tutta, si è aperto solo sto lato. Qua ci vuole un'altra chiave. Minchia, però dai, almeno sappiamo a cosa serve. Non ci credo, vai! Passi in avanti! Perfetto, perfetto. Sti cosi al muro non so come cazzo si aprono. Cos'è sta cosa? Ah, va bene. Dov'era il telefono? Mamma mia, l'ansia, i brividi mentre sta casa di giù. Prendi il telefono. Perché non suona più quando mi avvicino? Che ho dei rumori di merda. Nonna, tutto bene? Vado di lì, raga, entriamo. È invitante, chi non vorrebbe entrare in una casa del genere, no? Porca puttana. Si è spenta la musica. Si è riaccesa la musica. Una videocassetta. Made in Germany. Presa, poi la andiamo ad ascoltare. Porca Madonna. Puttana! È chiusa. E ancora abbiamo visto poco di vivo, diciamo. Ancora è una semplice statua. Mi faccio un selfie. Oh. Ah, ma dai, Leo, però dai. Minchia, a posto di sdraiarti fermo. C'è pure caseratta. Se fai cazzo so, se ti devo filare le cuffie. Dai, Leo, non rompere il caso. Questo sono io con mio padre, la stanza di papà. Questo penso sono io. Maglietta di merda. Sì. No, 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 no. Madonna. Aspetta, calma, calma, troppe cose insieme. Aspetta, dove devo guardare? Un attimo. Tanto la Madonna lì non mi piace, ora gli faccio un set. Ma no, questa si apre, no, 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 questa non si deve aprire. Questa si apre ora, è sempre chiusa, godo. Aspetta, metti la musica che rilassa gli animi. Non funziona più? È un culo. C'è permesso? Selfie! Non c'è! Era qui! Oh, ragazzi, vi immaginate? Scattavo la foto e scompariva uno, raga, volavo. Oh, io me ne vado da qua, troppi rumori. Andiamo qua, che mi sembra più invitante. That fucking statue. Quella cazzo di statua. Am I... Non è che stai impazzendo, sei già pazzo, sei fottuto completamente.
Ah, e qua avevamo trovato le cose. Ecco, era per il coso, per il riflettore, tipo, come cazzo si chiamano queste cose? Ok, metti lì le fotografie, da. Dove erano? Eccole. Aspetta, guarda come si inseriscono. Allora, abbiamo Artemio. Una bella, vediamo se è realistico. No, se passo davanti io non ho un'ombra. Perfetto. Allora, abbiamo Artemio che scorre con la famiglia. Artemio che... Ah, è la nonna. Com'è la nonna? Ah, eccola. Minchia, dicevo, minchia, la nonna. Sta minchia. Saluto alla Sardegna, bello mio, Simo. Qua abbiamo Artemio qua in campagna. Qua sono io che stavo per morire e mi hanno fatto la fotografia al posto di salvarmi. Qua sono io quando mi sono buttato in mare. Qua è mia nonna che con mia mamma che stavano trombando nei boschi. Qua di nuovo la foto a mare. E qua io che stavo morendo. Va bene, abbiamo visto queste splendide fotografie. Ma scorre da solo? Non sto facendo un cazzo, sei bugato! Ok, non è Artemio. Oh, basta però. Ti prego, metti ansia così, ti prego, basta. Perché lì c'è un po'. Che cazzo è? Ma è uno? Basta, ti prego, fermati, fermati. Oh, animal. Non si fa, non si fa, non... Vado di qua. Cos'è sto coso? Sembra una persona. Scatto la foto. Dio, ok. Ma non dovrebbe fare quell'ombra. Perché fa quell'ombra di merda che sembra una persona? Sono 26 ore. L'ufficio del nonno. Se hai bisogno della combinazione, sai dove trovarla. È ora. Sono 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voodoo 407 Girdix 5. Polsino sottolineatura. Chiocciola Voodoo 407 Voodoo gli dice as like e fa sempre foto. Foto ovunque così. Viene il panico così con le foto, però. Artemio, sai dirmi qualcosa? Ma intanto questo lo posso prendere? 33 anni, Pasquale Maxwell. Intanto questo lo posso prendere e lo devo mettere lì sopra. Come contattare i morti, dai. Ma cosa minchia cercate qua? Questo posto di merda. Tutto questo tempo abbiamo pensato che fossi impazzito. Aia, aia, porca puttana. Magari mozzica. Quindi hanno contattato i morti. Oddio! Madonna, mi sono cacato, una statua di merda. Lampadaio di merda. Nessun quadro. Oh, vabbè. Ci penseremo domani, signori. Dai, per questo episodio, dai, meglio possiamo concludere. Sono della compagnia, un saluto da Sly Capo Bianco e noi ci vediamo domani in live. Ciao ragazzi, buonanotte.